Massimo Romano, c'è questa sentenza del TAR che invita un istruttore alla pubblica amministrazione in seguito all'adottamento del POS. Quali sono i passaggi più importanti? Il TAR ha ordinato alla struttura commissariale di relazionare entro 90 giorni in modo preciso, dettagliato e documentato su un tema. È garantito o no il diritto dei cittadini molisani di essere curati in caso di malattie tempo dipendenti, in particolare sull'ictus emorragico? Questa è la domanda che ha posto il ricorso del Comune di Campobasso e del Comitato Pro Cardarelli, a cui il TAR ha dato risposta positiva, cioè ha ritenuto che fosse necessario accertare questi profili, perché abbiamo svuotato le strutture pubbliche di posti letto in materia di neurochirurgia, sono stati attribuiti ad una struttura privata che però non ha il pronto soccorso, è stato previsto il trattamento dei pazienti anche in ospedali di altre regioni, quali Benevento e Foggia, senza che però ci siano gli accordi di confine, continua a non esserci l'elisoccorso per garantire il trattamento in tempi compatibili con questo tipo di emergenza-urgenza, e quindi abbiamo la negazione di un diritto fondamentale non solo per i cittadini di Campobasso, ma per tutti i cittadini della regione Molise. Potrebbe incidere tutta questa sentenza per la programmazione futura che va oltre il POS 2019-2021? Incide senz'altro, perché il TAR ha chiarito che l'onere dell'amministrazione di adottare decisioni previa adeguata istruttoria vale non soltanto per il POS pregresso, ma vale anche e soprattutto per le scelte del futuro. Non si possono assumere decisioni che riguardano la vita dei cittadini e riguardano quindi il diritto dei cittadini di essere curati e salvati dalla morte per le emergenze tempo dipendenti in assenza di adeguata verifica dei fabbisogni assistenziali e delle misure organizzative che garantiscano trattamenti compatibili con i tempi necessari dal punto di vista clinico ed epidemiologico. Il codice di confine si fanno in due, nel caso non ci possa essere un codice di confine, cosa succederebbe? Questo il TAR chiede innanzitutto di verificare cosa è stato fatto perché si addivenisse all'accordo di confine, perché quando, diciamo, in giudizio abbiamo posto il tema, sia l'amministrazione pubblica sia la struttura privata che è destinataria dei posti letto non hanno detto assolutamente nulla sul punto. Quindi c'è un punto interrogativo su cosa sia stato fatto e se sia stato fatto qualcosa per garantire la sottoscrizione di questi accordi di confine. Ma quello che voglio dire, al di là dei tecnicismi giuridici, è che oggi il tema è: se succede ad un utente molisano, che sia di Campobasso, che sia di Petacciato o che sia di Venafro, chi lo garantisce il trattamento dell'ictus emorragico? A questa domanda non c'è risposta. Il Comitato Pro Cardarelli ha detto che c'è stato un vantaggio per la struttura privata. È vero questo o è stata costretta il POS a trovare quella struttura per riuscire a risolvere il problema? Non è un ragionamento ad personam, è un dato di fatto oggettivo. In Molise nessuna struttura pubblica, nessun ospedale pubblico ha più neanche un solo posto letto di neurochirurgia. Abbiamo strutture private in Molise che ne hanno invece a decine, ma non essendo dotati di pronto soccorso, non sono strutturalmente in grado di garantire il trattamento in regime di emergenza-urgenza. Questo è un dato obiettivo. Sono stati sottoscritti protocolli contrattuali tra regione e strutture private per garantire questi posti? La risposta è no. Sono stati stilati gli accordi di confine con gli ospedali di fuori regione? La risposta purtroppo è no. Allora, di fronte a questi no, il TAR vuole vederci chiaro e ha richiesto che ci sia una relazione dettagliata e documentata che chiarisca se la struttura commissariale negli ultimi 5 anni si è girata i pollici o se abbia fatto il proprio dovere ed il proprio mandato così come conferito dal Consiglio dei Ministri. Grazie. Grazie. Cioè, tu ci sei? Vabbè, ci sta. Presente. Stavi. Sindaco, allora, questa decisione del Tribunale Amministrativo Regionale riguarda il piano operativo sanitario, che è sottolineato in conferenza stampa come l'amministrazione si è intervenuta, ma è stato tutto il territorio. Assolutamente sì, il Comune di Campobasso intanto è stato riconosciuto legittimato a presentare il ricorso perché ente esponenziale a tutela evidentemente degli interessi non soltanto della comunità cittadina ma di tutta la comunità regionale, e quindi era fondamentale porre l'attenzione su quelli che erano i rilievi che poi con una sentenza non definitiva il TAR in qualche modo ha avallato, cioè quello di comprendere come il POS sia stato scritto, perché nelle pieghe del POS non è dato di venire qual è stata l'analisi dei fabbisogni, quali sono
i modelli organizzativi proposti, e anzi quelli che sono proposti evidentemente hanno delle carenze. Parliamo di accordi di confine non sottoscritti, parliamo di una assenza di un sistema di soccorso che possa garantire il rispetto della Golden Hour, che in questo caso sapete le malattie tempo divenenti, in particolar modo per il virus emorragico, sono essenziali per salvaguardare la vita delle persone. Soprattutto la patologia tempo divenenti entra in questa decisione. Sì, perché come dicevo, noi abbiamo una regione che in qualche modo anche le infrastrutture stradali non garantiscono dei tempi di percorrenza rapidi, quindi a questo aggiungete anche che due strutture pubbliche che sono state individuate dal FOS in questione sono la struttura di Foggia e quella di Benevento. Capite bene che attualmente sarebbe molto complicato raggiungerle all'interno di quel tempo essenziale per garantire la vita delle persone. Roberto Gravina, parliamo anche del futuro, questa sentenza del TAR Molise inciderà anche sui prossimi POS? È essenziale appunto tenere conto di questo, cioè quello che è stato rilevato è fondamentale per il decisore politico e per la struttura commissariale del futuro che si ponga l'attenzione su questi temi. Noi lo abbiamo fatto come comune perché abbiamo ritenuto che questi temi dovessero entrare nell'agenda del decisore, e il TAR in qualche modo non ha voluto comprendere quello che noi abbiamo richiesto, accedendo quindi con un'istruttoria documentale. Parlando sempre del futuro, siete per il superamento del commissariamento alla sanità? Questo è un tema che andrà affrontato direttamente dallo Stato, dal Ministero, di concerto chiaramente con l'attuale struttura. Grazie. Grazie. Esprimiamo la nostra associazione oltre quelle cose che ha ben indicato il sindaco, che è stato Massimo Romano, eccetera, soprattutto perché il comitato Procardarelli dalla sentenza chiaramente è stato riconosciuto come un ente che poteva fare ricorso, che può fare, cioè un ente giuridicamente riconosciuto. E questa è la prima volta che succede, credo che sia il primo comitato della Regione Molise che abbia avuto questo riconoscimento. Io non mi dico soltanto due cose, non mi addentro rispetto all'altro discorso dell'emergenza, sono d'accordissimo su tutto quello che è stato detto, e sono d'accordissimo soprattutto che questa sarà una sentenza che pone dei paletti anche per la programmazione futura, non soltanto per la programmazione di adesso, che ormai è saltata, diciamo chiaramente, ma la programmazione anche per la prossima giunta regionale, qualunque essa sarà. Però noi andiamo oltre, che non bisogna, e sì è vero c'è stata questo tipo di sentenza, però le soluzioni non siamo soltanto con la sentenza, noi non abbiamo mai creduto nelle soluzioni di tipo giudiziario, ma crediamo che bisognerà fare una seria programmazione, soprattutto per esempio sono fatti dire tutte le più belle cose sull'emergenza, urgenza, eccetera, 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 però il nuovo presidente di giunta, chiunque esso sia, si scontrerà con il problema del personale, un problema serio, gravoso, che non è comune soltanto alla nostra regione, è comune in tutte le regioni d'Italia, e quindi su questo dovremo ragionare se il nuovo presidente di giunta, chi per lui, vorrà ragionare insieme al comitato Procardarelli su questi discorsi, perché noi abbiamo anche delle piccole soluzioni, siamo disponibili a colloquio. Mino Dentizzi, presidente del comitato Procardarelli, una sentenza che dà ragione a chi dice che la programmazione delle malattie tempo dipendenti è stata fatta male. Sì, una sentenza che dice questo, ma non dice soltanto questo, rispetto al comitato Cardarelli, dice anche che il comitato Cardarelli ha tutti i titoli per poter presentare qualsiasi tipo di ricorso e ha tutti i titoli per rappresentare l'ospedale Cardarelli, ma non soltanto questo, perché se abbiamo i titoli per rappresentare l'ospedale Cardarelli, siccome la sanità non è una scatola chiusa, non è che se risolviamo i problemi del Cardarelli non si risolvono i problemi di tutta la sanità, noi abbiamo tutti i titoli per rappresentare tutta la sanità molisana. Siamo contenti della sentenza che è avvenuta, però sappiamo bene che poi le leggi giudiziarie
contano quello che contano, anche perché vedono che entro 90 giorni bisogna il commissario dia una risposta, ma fra 90 giorni non sappiamo neanche chi sarà il commissario, non sappiamo neanche chi sarà il prossimo presidente della giunta, e poi diciamo al prossimo presidente della giunta che il problema vero è sì questo, il problema vero è anche quello di riempire i piani sanitari, i piani regionali che vengono fatti di personale, perché noi abbiamo un'enorme carenza di personale, abbiamo medici e infermieri che sono in fuga del Molise, dobbiamo fare in modo che questi medici e infermieri vengano in Molise e fondano in Molise. Il problema è come fare. Grazie. Romano, c'è questa sentenza del TAR che invita un istruttore della pubblica amministrazione in seguito all'adottamento del POS. Quali sono i passaggi più importanti? Il TAR ha ordinato alla struttura commissariale di relazionare entro 90 giorni in modo preciso, dettagliato e documentato su un tema: è garantito o no il diritto dei cittadini molisani di essere curati in caso di malattie tempo dipendenti, in particolare sull'ictus emorragico? Questa è la domanda che ha posto il ricorso del Comune di Campobasso e del Comitato Pro Cardarelli, a cui il TAR ha dato risposta positiva, cioè ha ritenuto che fosse necessario accertare questi profili, perché abbiamo svuotato le strutture pubbliche di posti letto in materia di neurochirurgia, sono stati attribuiti ad una struttura privata che però non ha il pronto soccorso, è stato previsto il trattamento dei pazienti anche in ospedali di altre regioni, quali Benevento e Foggia, senza che però ci siano gli accordi di confine, continua a non esserci l'elisoccorso per garantire il trattamento in tempi compatibili con questo tipo di emergenza-urgenza, e quindi abbiamo la negazione di un diritto fondamentale non solo per i cittadini di Campobasso, ma per tutti i cittadini della regione Molise. Potrebbe incidere tutta questa sentenza per la programmazione futura che va oltre il POS 2019-2021? Incide senz'altro, perché il TAR ha chiarito che l'onere dell'amministrazione di adottare decisioni previa adeguata istruttoria vale non soltanto per il POS pregresso, ma vale anche e soprattutto per le scelte del futuro. Non si possono assumere decisioni che riguardano la vita dei cittadini e riguardano quindi il diritto dei cittadini di essere curati e salvati dalla morte per le emergenze tempo dipendenti in assenza di adeguata verifica dei fabbisogni assistenziali e delle misure organizzative che garantiscano trattamenti compatibili con i tempi necessari dal punto di vista clinico ed epidemiologico. Il codice di confine si fanno in due, nel caso non ci possa essere il codice di confine, cosa succederebbe? Questo il TAR chiede innanzitutto di verificare cosa è stato fatto perché si addivenisse all'accordo di confine, perché quando, diciamo, in giudizio abbiamo posto il tema, sia l'amministrazione pubblica sia la struttura privata che è destinataria dei posti letto non hanno detto assolutamente nulla sul punto. Quindi c'è un punto interrogativo su cosa sia stato fatto e se sia stato fatto qualcosa per garantire la sottoscrizione di questi accordi di confine. Ma quello che voglio dire, al di là dei tecnicismi giuridici, è che oggi il tema è: se succede ad un utente molisano, che sia di Campobasso, che sia di Petacciato o che sia di Venafro, chi lo garantisce il trattamento dell'ictus emorragico? A questa domanda non c'è risposta. Il Mogadudo ha detto che c'è stato un vantaggio per la struttura privata, è vero questo o è stata costretta il POS a trovare una struttura per riuscire a risolvere il problema? Non è un ragionamento ad personam, è un dato di fatto oggettivo. In Molise nessuna struttura pubblica, nessun ospedale pubblico ha più neanche un solo posto letto di neurochirurgia. Abbiamo strutture private in Molise che ne hanno invece a decine, ma non essendo dotati di pronto soccorso, non sono strutturalmente in grado di garantire il trattamento in regime di emergenza-urgenza. Questo è un dato obiettivo. Sono stati sottoscritti protocolli contrattuali tra regione e strutture private per garantire questi posti? La risposta è no. Sono stati stilati gli accordi di confine con gli ospedali di fuori regione? La risposta purtroppo è no. Allora, di fronte a questi no, il TAR vuole vederci chiaro e ha richiesto che ci sia una relazione dettagliata e documentata che chiarisca se la struttura commissariale negli ultimi 5 anni si è girata i pollici o se abbia fatto il proprio dovere ed il proprio mandato così come conferito dal Consiglio dei Ministri. Grazie.